Unconventional guest. In questo caso siamo in compagnia di Corrado, che è il titolare dell'Hotel Duomo, siamo a Salò, Lago di Garda, e insomma ho avuto modo di soggiornare in questi 2 giorni, insomma, presso la struttura, grazie anche ai percorsi di formazione con Visit Brescia, quindi Brescia Turismo, e quindi mi hanno mandato in questo albergo e con molta sorpresa, è stata una piacevole sorpresa. Ho notato che dalla colazione alla ristorazione, perché hanno anche il ristorante, hanno prodotti senza glutine, anche senza lattosio e vegani e vegetariani. E quindi mi sono chiesta come mai questa cosa, e poi così tenendo conto del gusto e della priorità dei prodotti. Grazie innanzitutto Corrado per questo impegno e per questa un po' missione nuova che state proponendo. Come è nata questa attenzione e da quanto? Da quanto non ho effettivamente una memoria precisa, come è nata da una presa di coscienza che si è sviluppata col tempo. Diciamo, origina tutto dalla convinzione di comunicare noi nella fattispecie come Duomo e come Ristorante Rosa il prodotto locale di qualità, il prodotto diciamo autentico, perché poi dire di qualità non è più sufficiente oggi. L'autenticità di quello che proponiamo, di quello che andiamo a consumare nei piatti che scegliamo, nelle proposte che curiosamente andiamo a selezionare, deve essere una qualità autentica, qualcosa che correttamente il territorio comunica da se stesso a chi lo sceglie. Sia quella preparazione, sia quel piatto, sia quell'ingrediente, sia quel prodotto. Questo ha portato negli anni a una forte sensibilità da parte nostra, continuata e continuativa, sino a renderci conto poi che parte della clientela stava evolvendo delle, purtroppo chiamiamole, difficoltà rispetto alla media o ad anni precedenti, sempre maggiori riguardo le cosiddette intolleranze. Difficoltà alimentari nell'accettare alcune componenti, alcuni prodotti, alcune lavorazioni nei piatti che avrebbero voluto poter gustare e non potevano più farlo. Crescendo questa necessità di voler fortemente essere rappresentativi per tutti, per chiunque, abbiamo cominciato a sviluppare queste alternative, cercandole e selezionando tra l'altro le scelte attraverso le opportunità sempre fornite al nostro territorio. E una cosa che è risultata complicata all'inizio, solo concettualmente, fattibilmente invece molto più semplice di quanto ci si aspettava. Non sono state infatti le difficoltà iniziali o... Le difficoltà iniziali erano in primis la nostra stessa ignoranza in merito, cioè il non conoscere la materia che si voleva sviluppare in maniera competente, perché non possiamo scherzare su queste cose, bisogna essere assolutamente corretti, comportava un'ansia e un dubbio che avevamo sul risultato piuttosto forte. Sono stati i clienti stessi, l'utenza stessa, a garantirci da questo punto di vista nessuna differenza nella percepibilità della soddisfazione sui gusti, sui sapori, nessuna differenza nell'esito qualitativo quindi delle proposte offerte e la soddisfazione raggiungibile da parte di tutti, con solo un pochino di più di impegno da parte di tutti noi, di tutto il nostro staff, per quanto riguarda il servizio e quindi la capacità di selezionare piatti e prodotti dipendentemente da chi si presenta in base a quale difficoltà e intolleranze e della cucina di separarne poi le preparazioni e le cotture in maniera corretta e idonea. Ma il territorio aiuta, premia e lavora con noi in questo senso. E, per esempio, per quanto riguarda la gestione anche della clientela, magari c'è qualche albergatore, ristoratore che mi dice: ma alla fine è più un costo, un fastidio, no? Il cambiamento, devo adeguarmi. Tu come rispondi invece a questo tipo di osservazioni? No, non è un costo. Il costo, quando si tratta di questi temi, non lo individuo mai nella,
maggiore impegno economico nell'approvvigionamento, nella preparazione, e piuttosto nella quantità dello spreco che andiamo a valutare il costo, e lì ci sono tanti sistemi per andare a contenerlo, tenendo sempre presente che se qualitativamente e dal punto di vista anche della risultanza in gusto e sapori il prodotto si affianca esattamente a quello tradizionale, è proponibile benissimo per tutti. L'azzeramento dello spreco passa anche attraverso questo tipo di proposta, perché no? Perché quindi diventa food marketing invece che food cost, perché, no? Esatto, perché limitare qualche cosa quando qualche cosa poi è fruibile da tutti. Ottimo, ci piace questa risposta. Tra l'altro nel vostro staff avete anche voi qualche commercial guest, o sbaglio? Sì, sì, parte poi tutto si implementa anche attraverso dei tester diretti. Esatto, per... controllo qualità in casa, esatto, diciamo. Esatto. Questo aiuta, no? E questo vabbè, ci rende ancora più sensibili quando, certo, insomma, all'interno del nostro staff abbiamo qualcuno che non ci può aiutare. Non è più solo, diciamo, un'intenzione, ma diventa all'interno dello stesso organico una necessità, e quindi la competenza poi assunta nello sviluppare questo tipo di alternative di proposte viene allargata poi a tutti. Raccontaci magari un piatto del territorio rivisitato in ottica per gli commercial guest, uno di quelli che abbiamo provato, no? Che così la gente si fa un'idea. Ma siamo in autunno, mi viene in mente adesso le nostre caserecce di castagne, farina e castagne 100%, ovviamente tirati a mano, bisogna stare attenti alla consistenza perché la pasta, che poi ha una cottura tradizionale in acqua bollente come tutti i tipi di pasta, non vada diciamo, a perdere di tono e quindi a scuocere e a rendersi poco gradevoli dopo, no? E questa è una difficoltà che magistralmente il cuoco padroneggia. Sì, è un allenamento anche questo, no? Un nuovo modo, certo, di cucinare, certo. E noi le proponiamo con una salsa assolutamente stagionale di cachi, una spolverata di tartufo nero della nostra Valtenesi, sempre per restare nell'ambito del prodotto locale, e una grattugiata di bagos estivo con una stagionatura minima di 3 anni, 36 mesi, altro formaggio tipico presidio slow food, da tenere in considerazione non solo all'assaggio ma spesso anche nella lavorazione in cucina. Sono prodotti, magari si può dire, impegnativi da un certo punto di vista, intendiamo quello economico, le preparazioni, no, non più di altri, non più di altri normalmente o più comunemente utilizzati nelle proposte della ristorazione locale, come noi, dove però diciamo, vado a banalizzare il risultato della mia proposta, del mio piatto, con ingredienti di più comune reperibilità e che sia dal punto di vista gustativo che anche da quello per quanto riguarda la preziosità organolettica di questi ingredienti, non sono in grado di fare. Tra l'altro anche accompagnato con un olio eccezionale che è stata una droga per me in questi giorni scoprirlo, quindi anche quello del territorio fantastico. L'olio della nostra Valtenese è un olio fantastico, una acidità bassissima, uno degli oli più apprezzati a livello nazionale, quindi mondiale. E spesso sul mercato nazionale meno conosciuto di quanto meriterebbe, forse più apprezzato e conosciuto all'estero. Come sempre, no? Siamo sempre. È un prodotto fantastico, diciamo, è anche un aiuto dal punto di vista del sapore, quindi poi gustativo, importante per noi. È stato sviluppato nella sua espressione in vari modi. Oggi possiamo proporre del biologico fantastico, possiamo proporre oli DOP nel territorio, come anche dei cultivar tradizionali e autoctone della zona in monoproduzione, cose che diciamo, magari più valutabili come nicchie, ma sul territorio reperibili comunemente. E stiamo parlando di grandissime
come si dice, eccellenze, sicuramente autenticità. L'autenticità, l'eccellenza, la qualità ripaga sempre, quindi lì non c'è full cost, ma c'è il valore aggiunto che diamo. E Corrado, quindi attenzione al territorio, agli uncommercial guests, quindi ai viaggiatori con stili alimentari diversi, certo. E anche attenzione all'ambiente, perché insomma, vuoi raccontarci anche cosa fate per essere più ecosostenibili? Vabbè, noi insomma, mettiamo in campo tutto ciò che possiamo, poi il territorio qui è molto attento a questo aspetto, siamo tutti consci del fatto che la bellezza che ci circonda è sensibile al nostro operato e alla pressione che noi uomini esercitiamo su questo territorio, spesso in maniera poco coerente e poco rispettosa. E noi, per quanto ci riguarda, utilizziamo vari tipi di controlli, di sistemi. L'antispreco è in assoluto uno dei sistemi migliori per evitare l'accumulo di risorse che comunque finirebbero in canali di inquinamento, magari non diretti, ma comunque anche se indiretti, pesanti da sopportare per tutti. Un'attenzione enorme la facciamo già solo all'acquisto, cercando di selezionare là dove è possibile, il più possibile, tutte le merci veicolate attraverso involucri in plastica, sostituendoli con involucri in carta, o chiedendo, o costringendo, o portando i nostri fornitori a fare altrettanto. Non è semplice, ma sono tutte attenzioni che, se moltiplicate a catena, certo, da parte di tutti, porterebbero a un cambiamento tendenzialmente parlando culturale in merito e a una soddisfazione enorme dal punto di vista dell'impatto ambientale che il territorio stesso ci riconoscerebbe subito. Quindi anche perché è una stagionalità di 6 mesi o di 1 anno, quindi moltiplicato per x giorni, la differenza la facciamo comunque sia singolarmente che collettivamente. E poi ho visto anche nelle camere, sì, c'è cioè un'attenzione, no? Quindi sì, basta un po' che cose, basta accollarsi, magari banalmente viene in mente l'acqua, semplicemente un bene assoluto del quale tutti i giorni, quotidianamente, tutti abbiamo necessità. E basterebbe sostituire quelli che sono gli involucri col quale vengono commercializzate le acque di tutta Italia con involucri a riutilizzo, col vetro, semplicemente col vetro. Oramai tutto è spostato verso la plastica, ma perché? Chi ce lo impedisce? La fatica di stoccare e restituire un prezzo o un costo magari leggermente più sensibile per quanto riguarda il prodotto confezionato in vetro? Non credo sia questo il freno. Il freno, ripeto, è più culturale, mentale, l'abitudine a gettare, a consumare, eliminando qualsiasi traccia senza doversene più preoccupare dopo l'uso. Non significa eliminare queste tracce dal punto di vista ambientale. Certo. Ritornano poi sotto forma di qualcos'altro e prima o poi le pagheremo tutte. Poi loro hanno anche nelle camere la comunicazione per gli asciugamani, quindi nonostante siano un 4 stelle, che quindi diciamo in teoria c'è l'obbligo quindi di cambiare gli asciugamani ogni giorno, e in realtà quindi si fa decidere anche al cliente di aiutare in questo senso, che cioè, magari se preferisci che insomma, ti cambiamo l'asciugamano o gli asciugamani non ogni giorno, ma diciamo magari se uno sta una settimana, magari dopo 2 o 3 giorni, o comunque insomma il messaggio è: se proprio vuoi che ti cambiamo gli asciugamani, mettili all'interno del box doccia, così sappiamo che quello è il messaggio per noi di cambiarteli, altrimenti non te li cambiamo, te li lasciamo lì, no? Certo. Che questo è importante. E poi anche allora noi set cortesia e con il contenuto ecologico, anche questo ci piace, e quindi se proprio dobbiamo avere un set cortesia, scegliamolo che impatti di meno sull'ambiente. E Corrado, insomma, sicuramente sarebbero tantissime altre cose, ma insomma abbiamo detto le cose più importanti, un messaggio costruttivo e propositivo sia per gli operatori del settore, ma anche per insomma gli studenti stessi. Quindi voglio avere giusto un messaggio per i giovani che iniziano a entrare in questo settore, o chi sta già lavorando comunque anche da poco. Cosa ci vuole per fare questo mestiere? Ma ricollegandoci a quello che stavo dicendo, intanto ci vuole un'assoluta capacità e intenzione e curiosità da parte di chi volesse dedicarsi in futuro a questo settore dal punto di vista professionale, di percepirlo e ricoglierlo come inserito in un contesto
geograficamente unico. Lo diciamo noi qui a Salò, lo dice Salò all'interno del lago di Garda, lo dice il lago di Garda all'interno della Lombardia e la Lombardia all'interno del sistema Italia. Siamo unicità dappertutto, ovunque ci muoviamo. E tutto questo essere unici e straordinari dovrebbe essere la prima competenza in grado di poter essere gestita da chi si rivolge a questo settore per esercitare poi una professione. Io partirei da lì, okay. In tutte le lingue. Perfetto. Però partirei da lì. Corrado, ti ringrazio, quindi ti ringrazio anche all'interno della rubrica di Uncommercial Hospitality con Media Hotel Radio, che è la prima web radio europea dedicata ai professionisti del settore turistico. Quindi abbiamo sia gli operatori che gli studenti che ci seguono e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ancora dell'ospitalità e di tutto quello che state facendo. Grazie. Grazie a te, Concetta. Ciao.